Una marcia silenziosa per dire no alla camorra, due comuni per un solo cammino, Cervinare e San Martino, rialzano la testa e per domenica pomeriggio, con partenza alle 17.30, associazioni, società civile, scuole e istituzioni si ritroveranno per dar vita alla marcia per la legalità. La Valle Caudina dice basta, la criminalità e le comunità da giorni stanno dando vita ad una serie di iniziative contro ogni forma di violenza. Nei giorni scorsi, in seguito ai due agguati di San Martino, Martino e Cervinara, con il ferimento di Clemente Fiore e l'omicidio di Nicola Zeppetelli, i cittadini dei due comuni si sono immediatamente ribellati, la gente ha anche collaborato con le forze dell'ordine, a dimostrazione che la gente della Valle Caudina è contro la violenza. Questo sarà ribadito anche domenica con un silenzioso grido contro la violenza. E' questo lo slogan scelto per la marcia che partirà dalla villa comunale di Cervinara e raggiungerà Piazza Ioffredo dove è avvenuto l'omicidio Zeppetelli. Proprio ieri si sono svolti i funerali del 39enne ucciso sabato pomeriggio nella chiesa di San Nicola di Bari, le lacrime di tanti amici e il dolore straziante dei familiari dell'uomo che lascia anche una figlia piccola, il vescovo, nella sua medicina. Elia ha detto: bisogna fare in modo che non accadano più episodi del genere ed è ciò che vuole la gente che, con coraggio, forza e determinazione, dice no alla criminalità.